Grazie, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video un pochino più particolare rispetto al solito, perché voglio parlarvi di alcuni tè, che sono il tè dell'amore e il tè detox. Guardando nei vari video, so che moltissimi parlano di questo, che è il Fitberry Body Detox dei 28 giorni, ma nessuno parla del Love Tea, che io chiamo tè dell'amore, e poi vi spiegherò perché. Sapete sicuramente già come funzionano perché se ne sente parlare tantissimo su YouTube, però in questo video voglio darvi un po' il mio parere, che penso si discosti un po' da quello degli altri, nel senso che poi vedrete perché capirete. Comunque, iniziamo subito da capo per chi non dovesse conoscere un po' la questione. Allora, la marca in questione è una marca di tè che si chiama Fit Tea. Inviano i loro prodotti all'interno di questa bellissima scatolina verde. A me hanno mandato il Love Tea, che è questo qui che io chiamo tè dell'amore, il Body Detox 28 giorni Fit Berry, e poi hanno inviato due cosine carinissime, questo cosino qui rosa, che non è nient'altro che un, come dire, infusore, diciamo così, poi vi faccio vedere. E poi questo bellissimo barattolone per portarsi il tè, tipo take away, termico. E ora vi spiego subito tutto. Per quanto riguarda il Love Tea, dietro qui c'è scritto: il Love Tea accompagna i vostri momenti sensuali. Scopri gli ingredienti aromatici e afrodisiaci che garantiscono un'esperienza di gusto unica. E dentro c'è il tè verde, il gelsomino, il tè verde della Cina, la scorza di arancia, la fragola, gli aromi naturali, il lampone, le scaglie di cioccolato e il peperoncino. In teoria si versa nella tazza a 90 gradi, quindi acqua bollente, diciamo, per 2 minuti, a differenza dell'altro che si mette per 6-8 minuti. Quindi se lo volete provare con il vostro partner, non dovete neanche aspettare una vita, però devo dire che quando ho visto questo logo del tea ho detto wow, che bello, che carino. Anche sentendo nel profumo, perché questo io già l'ho tagliato, si apre. Cioè ha proprio un profumo buono. Non si capisce bene di cosa, però il profumo è molto buono e mi è piaciuto molto. Ho detto non vedo l'ora di provarlo. Ma adesso vi faccio sapere cosa ne penso di questo logo tea. Invece l'altro che ho è un body detox 28 giorni, quindi si chiama Fit Berry. Praticamente, come c'è scritto qui, regalati una naturale sensazione di leggerezza e benessere psicofisico con il nostro Fit Berry Body Detox. Assumilo tutti i giorni a colazione e la tua cura detox sarà un successo. E ci sono scaglie di mele, tè verde, scaglie di zenzero, citronella, tulsi, scaglie di barbabietole, rosa canina, aromi, mirtilli, lamponi e more. Questo invece si mette, si deve tenere per 6-8 minuti all'interno dell'acqua bollente a 100 gradi. E come funziona? Allora, per quanto riguarda il Body Detox, è proprio una sorta di trattamento detossificante, proprio è una sorta di trattamento tipo purificante, detossificante, che promette, diciamo, di dare energia e un po' di depurarsi. Quindi per questo loro dicono di berlo comunque a colazione, questo perché comunque dentro ha la caffeina che vi è all'interno degli estratti naturali dei prodotti che ci sono comunque, del tè che c'è comunque all'interno qui. Io vi parlo in quanto non sono una persona che ama il tè in generale. Prendo giusto un tè, per esempio, al limone o comunque molto leggero perché odio i gusti forti e non mi piacciono tanto nemmeno i tè. Le tisane, diciamo, qualcuno la beve in più, soprattutto se hanno qualche proprietà sgonfiante, così, non so, che aiuta la digestione, eccetera. Per questo sono stata curiosissima di provare questi prodotti e accettare questa collaborazione, proprio perché ero curiosa di vedere se comunque potevo trarne dei benefici. Per quanto riguarda, partiamo dal Love Tea. Allora, il Love Tea è comunque un tè che non c'entra niente con il trattamento detox per i momenti romantici, diciamo, con il vostro partner. Devo dire che il profumo mi è piaciuto tantissimo, non vedevo l'ora di provarlo, ma appena l'ho assaggiato, veramente il gusto non mi è piaciuto proprio, veramente amarissimo. Adesso io non so se ho sbagliato qualcosa, però
dopo che ho bevuto i due sorsi ho detto basta, non lo voglio mai più riprovare, perché se date questo al vostro fidanzato, la vostra fidanzata si spara, si scappa, perché è veramente troppo, cioè è amaro, 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 e ha un gusto che proprio non mi è piaciuto per niente. Non so se io ho sbagliato qualcosa, e vedo che nessuno ne parla di questo tè, non so se è perché magari non è piaciuto e quindi evitano di parlarne. Comunque non mi è piaciuto e non l'ho provato una volta e mai più, perché è veramente terribile, non mi è piaciuto proprio. Il secondo, il Fitberry, questo è proprio un'altra storia. Il gusto è molto molto gradevole, devo dire, cioè molto molto gradevole, è gradevole, nel senso, non è, come diceva qualcun altro, non è che vi state bevendo, non so, una bevanda gassata e dolcificata, è sempre un tè, però il gusto è gradevole, mi è piaciuto perché è, comunque rimane abbastanza leggero questo gusto, e non è una cosa forte come magari può apparire quando odorate il prodotto, perché all'olfatto il profumo è veramente intenso. Poi quando andiamo a berlo in realtà è molto leggero, effettivamente non c'è bisogno secondo me di zucchero, comunque già dolce di suo un pochino, quindi questo devo dire che mi è piaciuto. Vi faccio vedere subito come si preparano entrambi e poi vi dico un pochino cosa ne penso di quest'ultimo, che è quello che forse mi interessa un pochino di più rispetto all'Oat Tea, anche se nell'Oat Tea io veramente nutrivo delle speranze, ma niente. Vi faccio vedere subito la preparazione. Il Oat Tea, già vi ho detto che il gusto non mi è piaciuto granché, quindi l'ho messo proprio da parte. Per quanto riguarda il Fitberry, allora il gusto mi è piaciuto, si può bere tranquillamente, anche io che non sono una persona che ama proprio tè, sono riuscita a berlo. A livello di proprietà, allora è vero che dà questo effetto energizzante, perché comunque dentro contiene questa caffeina, ma a parte questo, ciò che ho notato io, non sono stata lì col centimetro durante i vari giorni a provare se la pancia si aumentava o diminuiva eccetera, quello che ho notato io è che aiuta un pochino la digestione, quindi a sgonfiare, in questo senso che appena lo bevete subito, subito già dal primo giorno l'ho notato che aiuta comunque la digestione. Secondo me può essere comunque un aiuto alla dieta, ma anche a uno stile di vita comunque sano, ma non è che pensare di prendere il tè, ovviamente, cioè ovviamente per me magari qualcuno lo pensa,
perché fa dimagrire o altro. Quindi secondo me se acquistato con questa consapevolezza, che comunque lo si prende come un aiuto, qualcosa in più per la dieta, comunque per mantenersi comunque in forma, può andare bene. Se pensate di attuare uno stile di vita errato, stare seduti tutto il giorno, mangiare dolci e fritti, grassi, eccetera, e prendervi il tè perché potrete dimagrire, diciamo che non ci siamo proprio, nel senso che ovviamente dovrete abbinare uno stile di vita sano, quindi povero di grassi, povero di fritti, un'alimentazione variegata con un po' di tutto. Ma questo ve lo dirà sicuramente comunque il vostro medico che vi farà il piano alimentare. Mi è piaciuto molto il contenitore per portare il tè in giro, il contenitore termico, a parte che è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Innanzitutto che nel tè caldo e poi qui si mette, diciamo, il tè e si ha così l'infusione. Molti dicono, ma in questo modo io tengo il tè in infusione tutto il giorno, ma io ho provato e ho detto perché dovete tenere il tè in infusione? Dopo i 7 minuti, magari la mattina ve lo preparate, dopo 7 minuti staccate questo, togliete il contenitore del tè, lo chiudete e ve lo portate via. E basta, è risolto il problema. Altri dicono che tiene caldo troppo, il tè è bollente. Effettivamente è fatto secondo me non per berlo al momento, ma per berlo dopo qualche ora che comunque siete in giro, magari è inverno, fuori fa molto freddo. E quindi se lo bevete subito è bollente, se invece aspettate un po', secondo me comunque si raffredda. Per evitare ustioni, secondo me quando avete deciso di berlo, non fate altro che aprire qui e far evaporare un attimino il calore, comunque e far fuoriuscire un pochino il calore. Così si raffredda, io ho fatto così per berlo però a casa in realtà perché non porto tè in giro. Però è molto carino, è doppio ed è termico, quindi tiene davvero caldo. Inoltre questo contenitore è utile per fare una sorta di beverone energizzante perché all'interno si possono mettere dei pezzettini di frutta. Quindi si tagliano dei pezzettini di frutta e si immergono. Oltre che a mettere il tè. Niente, queste quindi sono le mie impressioni finali. Spero che il video vi sia stato utile. Vi lascio qui il codice sconto se volete acquistare qualcosa e ci vediamo alla prossima. Ciao!